Forza Italia. Siamo qui per presentare il disegno di legge 2703 presentato da me il 15 febbraio 2017 e redatto naturalmente dal dottore, avvocato e vice segretario di Riscossa Italia Giuseppe Palma. È importante dire che questa nostra idea nasce, sicuramente è fondante per quanto riguarda Riscossa Italia, però penso che nasca dalla risposta, e poi ci dirà bene il relatore stesso, che nasce dall'esito del referendum 4 dicembre 2016, perché da quel risultato si è pensato che effettivamente si poteva e si doveva ripartire. E quindi per fortuna la nostra Costituzione è stata salvata dal popolo italiano e da noi tutti che ci siamo impegnati per portare avanti questa battaglia e ora noi, il nostro partito, Riscossa Italia, vuole ripensarla per rafforzarla. Questa è una riforma che la va a rafforzare, che la va a difendere e che propone più democrazia e non meno democrazia, l'accentramento che era previsto nella precedente riforma costituzionale voluto dal governo Renzi. Io vi ringrazio, poi lascio tutto il tempo ai relatori e verso la fine per il pubblico c'è la possibilità di intervenire e interloquire con i nostri relatori. E non abbiamo tanto tempo, mi dispiace, ora purtroppo alle 13:30 dobbiamo. 13:12, Vabbè, 13, noi facciamo 13:30, dobbiamo lasciare l'aula perché c'è una successiva conferenza di una mia collega. Però il tempo ci è sufficiente per spiegare chiaramente, attraverso, insomma, i punti cardini di questa riforma. Grazie a tutti. E passo la parola interviene prima, il segretario di Riscossa Italia, Marco Mori. Grazie. Grazie Paola. Demenziale a prima vista, ma smentita addirittura dalla storia. Nel momento in cui lo Stato non esercita la sua necessaria attività di controllo, di disciplina, di coordinamento del settore economico, accade che via via la ricchezza si accumula sempre più nelle mani di pochi e in definitiva, estremizzando all'infinito questo modello, si arriva in sostanza a un competitor che possiede praticamente tutto. Una volta che il potere economico supera certi limiti, automaticamente diventa un potere politico. E diventando un potere politico che non ha altro fine che l'egoismo privato e personale, porta chiaramente ai disastri che vediamo per la collettività. Se noi guardiamo ad esempio anche gli Stati Uniti, dove pur esiste una banca centrale prestatrice limitata di ultima istanza, è vero, la Fed è una banca nei fatti privata, ma è una banca che risponde agli ordini del Ministero del Tesoro. Quindi se gli Stati Uniti vogliono alzare il tetto del debito o vogliono anche mettere direttamente moneta nell'economia, lo possono fare su decisione politica. Nonostante ciò, negli USA, negli ultimi anni, come ha dimostrato anche poi la vittoria di Trump, che si è messo come guida per i ceti più deboli della popolazione, si è verificato comunque uno squilibrio di ricchezza importante.
e anno dopo anno i poveri sono aumentati e la ricchezza si è via via centrata sempre più nelle grandi corporation. Ora, questo accade proprio perché, al di là del fatto che possono fare politiche monetarie espansive, in definitiva non c'è un intervento per redistribuire la ricchezza, molto banalmente per fermare chi sta, tra virgolette, vincendo troppo. Per fare un esempio sciocco di quello che accade all'interno dell'ideologia liberista, possiamo prendere un gioco da tavolo che la rappresenta molto bene, il Monopoli. Ora, a Monopoli si può finire in pareggio? No. È impossibile, ci può volere un giorno, ci può volere una settimana magari, ma alla fine uno dei giocatori vince e gli altri falliscono. Perché manca ovviamente un intervento redistributivo. E quindi a un certo punto la ricchezza si accumula nelle mani di pochi. Quello che però sconvolge è che questo ragionamento, che oggi è inviso alla teoria economica che viene presentata dal mainstream, viene presentata così perché questa teoria economica va a vantaggio dei grandi gruppi di capitale, che a loro volta, grazie al loro potere economico, hanno assunto il controllo dei mezzi di informazione e quindi te la raccontano in un certo modo per preservare in definitiva il loro potere. Ecco, invece questo modello era considerato bandito già nella Costituzione. Ma proprio leggendo i verbali della Costituente si apprendono cose che sono letteralmente sconvolgenti per chi ha vissuto, tra virgolette, nella campana di vetro dei racconti della propaganda. Cioè, i nostri padri fondatori, non certo quindi comunisti o fascisti, non estremi, cioè quelli che erano i membri di tutta la società civile che si era unita nella lotta al nazifascismo, durante l'assemblea costituente scrivevano che nazismo e fascismo non furono la causa della seconda guerra mondiale, cioè loro che li avevano combattuti lo dicevano chiaro, furono semplicemente questi due modelli totalitari la risposta certamente sbagliata all'ideologia liberista che aveva causato quella crisi economica che, impoverendo le popolazioni, aveva generato il terreno fertile per i nazionalismi, cosa che per inciso sta avvenendo assolutamente anche oggi, perché la storia tende purtroppo a ripetersi. Il vantaggio è che oggi abbiamo una costituzione, delle regole giuridiche che, se applicate, potrebbero consentirci di salvarci disattivando questo tipo di politiche senza passare necessariamente per una tragedia come quella che abbiamo visto. E allora, appunto, leggendo i verbali della Costituente, noi andiamo a trovare dichiarazioni di questo tipo. Ne leggo due o tre prima di passare poi la parola a Giuseppe, che vi spiegherà nel dettaglio il disegno di legge che mira proprio, in assoluto, non solo a blindarci dalle regole europee e ovviamente dall'euro, ma a ripristinare realmente il modello costituzionale, non travolgendo la Costituzione, semplicemente inserendo in essa in maniera più esplicita quello che si evinceva dai verbali, perché altrimenti la disinformazione o un'assenza generalizzata di cultura ha reso purtroppo difficoltoso capire il senso delle norme, perché in realtà la Costituzione già oggi direbbe le cose che vi dirà poi Giuseppe nel suo progetto di riforma. Prendiamo ad esempio Bruno Corvi. Taluno si inalbera e protesta ogni qualvolta sente parlare di ordine, coordinamento, controllo, pianificazione economica, ancora sollecito nell'esaltare la concezione individualistica del liberismo economico. Il che in ultima analisi altro non è che un tentativo di giustificare e difendere con formule dottrinarie l'egoismo dei privilegiati. Dossetti. Un controllo sociale della vita economica da realizzarsi attraverso certe strutture che dovranno essere analiticamente esaminate è una necessità assoluta. L'Europa lo vieta, per i padri costituenti invece è una necessità assoluta. Aldo Moro. Quindi non certo un pericoloso comunista, no? Li hanno uccisi tutti in qualche modo. Sì, Aldo Moro addirittura paradossalmente ucciso, tra virgolette, dalla sinistra, che invece avrebbe dovuto apprezzarlo perché era una persona che diceva questo, 1947. È effettivamente insostenibile la concezione liberale in materia economica, in quanto vi è necessità di un controllo in funzione dell'ordinamento più completo dell'economia mondiale. Mondiale. Quando si dice controllo dell'economia, non si intende che lo Stato deve essere gestore di tutte le attività economiche, questo è ovvio, ma ci si riferisce allo Stato nella complessità dei suoi poteri e quindi in gran parte allo Stato che non esclude iniziative individuali, ma appunto le disciplina, le coordina e le controlla, che è questo il passaggio. Poi Ghidini, che è quello che vi dicevo sull'analisi
della seconda guerra mondiale, accolta e approvata in toto dalla seconda sottocommissione che si occupò della parte economica della carta. E lui diceva, 1946 addirittura questa, se si lascia libero sfogo alla legge della libera concorrenza e alla libera iniziativa, animata solo dal fine del profitto personale, si arriva al supercapitalismo e a quelle conseguenze fra le quali primeggia la guerra tremenda che fu la rovina di tanti popoli. Già allora l'obiezione qual era? Ma passiamo al comunismo? Perché poi ci hanno abituato a vivere di assoluti, bianco-nero. Cioè si dimenticano che tra il capitalismo, tra il supercapitalismo e il comunismo abbiamo in mezzo tutta una serie di sfumature che rientrano perfettamente nella legalità costituzionale. Perché è il sistema misto quello vincente. Gli assoluti portano alla catastrofe anche per aspetti legati semplicemente alla natura umana. Se vogliamo dirla tutta, il modello strettamente comunista, moralmente, è pure superiore al modello capitalista. Possiamo negare che tutti uguali sia sbagliato? No. Perché non funziona? Perché noi se no non ci impegniamo. Abbiamo bisogno di un obiettivo. Il capitalismo in questo, se dosato, ha il merito di stimolare le persone, ma deve essere dosato. E appunto Ghidini a questa obiezione rispondeva: non è un progetto sociale comunista, è vero che si sono affermati vincoli e limiti al diritto di proprietà, ci sono limiti perché non si vuole che si formino delle grandi concentrazioni di proprietà che sottraggono all'iniziativa privata grandi strati di produttori e costituiscono a un tempo delle potenze economiche tali che, se anche potessero condurre ad un grado di produttività più elevato, portano a quella potenza politica che, non avendo altro intento che il vantaggio patrimoniale privato, disconosce e travolge gli interessi materiali, morali della collettività, scatenando quelle conflagrazioni che ci hanno portato alla miseria attuale. Tutto questo l'Europa non solo l'ha dimenticato, ma ha creato un meccanismo attraverso l'euro affinché in realtà il nostro sistema neppure potesse gestire ed avere una banca centrale che espandesse la base monetaria. A questo punto la conseguenza era quello che aveva dichiarato Monti: le crisi, le gravi crisi, diventano lo strumento per obbligarci a cedere sovranità nazionale, in favore poi di che cosa? Dei poteri finanziari sovranazionali. La Costituzione, invece, gli articoli soprattutto dal 35 al 47 nella sua parte economica, ma in particolare articolo 41, 42 e 43, 47 poi per quanto riguarda l'aspetto bancario, crea un modello che era perfetto, dove l'iniziativa privata, motore di sviluppo, perché l'egoismo ci incentiva a fare, è sì riconosciuta, ma non può mai svolgersi in contrasto con l'interesse pubblico. Molto banale, molto chiaro, significa che ad esempio l'articolo 117 TFUE che vieta allo Stato l'intervento è incostituzionale, perché lo Stato deve poter intervenire, molto semplicemente. L'articolo 42, la funzione sociale della proprietà, completamente dimenticata oggi, la proprietà deve essere accessibile a tutti. Ed è obbligo della Repubblica far sì che ciò accada. E come fare se si accentra il capitale nelle mani di pochi? Devi creare dei meccanismi per distribuire ricchezza, molto banalmente. Questa, ad esempio, è una delle ragioni per cui ci sentiamo lontanissimi da una flat tax. Non perché sia sbagliato abbassare drasticamente le tasse, è ovvio che va fatto, ma è assolutamente sbagliato eliminare la progressività in alto, altrimenti incentiviamo sempre più le imprese, le grandi imprese, soprattutto sovranazionali, a rimanere grandi, anzi grandissime, perché hanno dei vantaggi economici notevoli. Invece il nostro interesse deve essere l'opposto, mantenerle piccole, affinché le piccole e medie imprese che hanno fatto grandi in Italia continuino a lavorare. Draghi in audizione al Senato, svelando pacificamente gli interessi opposti delle elite burocratiche, tecnocratiche europee, diceva in audizione a seduta comune, forse addirittura neanche il Senato, comunque aveva dichiarato addirittura che le piccole e medie imprese devono essere distrutte perché non sono competitive. In totale opposizione con il modello costituzionale. Ed infine le privatizzazioni. Richieste dalla BCE il 4 agosto 2011. Vaste privatizzazioni, su larga scala, anzi, diceva la lettera del 4 agosto 2011, mentre la nostra Costituzione consente allo Stato di riservare a sé, ovviamente, i servizi pubblici essenziali. Demolizione dello Stato volutamente intesa. Totale demolizione dello Stato, fatta d'arte, con norme che ne impediscono l'intervento, con una propaganda mediatica favorita dal controllo economico e poi, in definitiva, attraverso una moneta che è l'equivalente di un esercito di occupazione. Perché l'euro, oggi più subdolo, la gente non vede i carri armati nelle strade, ma l'effetto è lo stesso. L'euro obbliga a cedere sovranità. Se delle truppe stanno
stranieri ti invadono, tu cosa perdevi? Popolo e territorio rimanevano, perdevi appunto la sovranità su quel territorio. Ecco perché, ovviamente, in funzione dell'euro, noi ci spingiamo da tempo a dire pacificamente che sono in corso delitti contro la personalità dello Stato che la Procura della Repubblica di questa città, che dovrebbe essere competente, continua a non vedere. Perché ovviamente, ad esempio, l'articolo 243 del codice penale punisce che cosa? Punisce gli atti di intelligenza, quindi anche semplici accordi, diretti a compiere atti ostili contro la personalità dello Stato. Qual è l'atto ostile contro la personalità dello Stato? Togliergli indipendenza e sovranità. Eppure leggiamo del Presidente della Repubblica, ancora ieri, che ci dice che è impossibile recuperare le proprie sovranità. Significa che neghiamo l'esistenza dell'articolo 1 della Costituzione. Non voglio rubare altro spazio a Giuseppe Parma, che così potrà spiegare articolo per articolo questa bella riforma che non fa altro che esplicitare quanto vi ho appena detto. Vi ringrazio.